Un ragù alla bolognese. Mamma mia, camera, ma quanto tempo che non mi mangiava e a quanto tempo che non lo faceva. Però voglio, anzi no, devo parlare in italiano. Però ragazzi, questo ragù alla bolognese fatto da un napoletano e a fine romano. Volete vedere come l'ho fatto? Guardate qua come si è stretto bene. Cottura proprio lenta, lenta e fatta con amore. Volete vedere? Allora venite con me. Gli ingredienti per questo ragù alla bolognese sono tutti qui: il classico trito carote, cipolle e sedano, macinato metà manzo, metà vitello, pancetta che me la sono tagliata fine, 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 vino rosso, un bicchiere di latte che questo sicuramente ve lo contesterete fino alla morte, fettuccine, io ho preso quelle, le ho comprate, ma voi potete farle in casa che è ancora più buono, vino rosso già ve l'ho detto. Passata di pomodoro, questo sarà un altro oggetto di discussione perché non si dovrebbe mettere, ma io ce ne metto un po'. Anche concentrato di pomodoro e parmigiano grattugiato. Poi tu, andiamo in cem, capur sta bolognese che faccio io e a fine romun, fidatevi. Per cominciare, pigliate una bella caccavella, una casseruola, devo parlare in italiano. 1, 2, 3, e un po' di olio extravergine d'oliva. E ci mettete la pancetta che io mi sono tritato piccolo 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 dentro e facciamo rosolare. Ho rosolato la pancetta e che si è fumicato tutta la casa che è la fine del mondo. Cipolla, sedano e carote che io per anticiparmi la ci ho tagliate fine 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 fine. Mettiamo dentro e facciamo rosolare piano piano. Eppure una volta che si è... Ma che è sta voce così? Ma parlo fratello biscotto. Scotti, Un biscotto biscotti. che si è ammosciato, vedete, ammosciato significa in napoletano che si è ammorbidito, tanto bello, vedete? E guardate anche che bel colore. Avvicinarsi, avvicinarsi, carne macinata, vitello e manzo, mettete dentro, schiattate un poco e facciamo naturalmente anche rosolare per bene la carne. E quando si è rosolata la carne, via un bel po' di concentrato di pomodoro e facciamo cuocere anche un po' con il concentrato di pomodoro. Lo posso bere? No. L'hanno detto, poco No, sei a dit. poco. Ah, buono, ma un bicchiere di vino al giorno toglie il medico di tonno. No. Vabbè, ah, che sei diventato dottore. Sì. Comunque, vabbè. Un bicchiere di vino rosso, voglio, io ci metto il rosso, poi se ci volete mettere il bianco, metteteci il bianco, ci volete mettere un rosé o prosecco, champagne, l'acqua fresca, lo pulito, io ci metto il vino rosso e lo lascio evaporare. Attenzione, facciamo evaporare l'alcol e poi ci metto il pomodoro. Ah, com'è bello, mi sono fatto un aerosol di alcol, ma l'alcol è evaporato e adesso ci mettiamo la salsa di pomodoro, la passata. Voglio, è inutile che ve lo dico, quello che rimane nella bottiglia di pomodoro, come facevano le nostre nonne, la vita fatti tac, l'amore fatti tac, recuperiamo il tutto perché tanto questo è tutto liquido che poi piano piano si prosciugherà, perché la cottura adesso di questa bolognese, perché comunque ho messo 1,5 kg di carne e 2 litri di passata di pomodoro, ci vogliono almeno 3 ore di cottura. Il latte lo aggiungerò a metà cottura e il sale alla fine, perché dipende anche insomma dal gusto della pancetta e tutto. Quindi aspettiamo che si prosciuga. Ora facciamola cuocere 3 ore lentamente, dipende sempre dalla quantità degli ingredienti. Coperchio sopra, fiamma medio-bassa e aspettiamo. Ma stiamo così bella, ma ci vado molto loro. Piano piano perché moschizza. Vedete, è ben normale, piano piano perché è passata un'oretta e un quarto. Attenzione che a mo' schizzo per tutto parte, è normale, abbassiamo un poco. Tanto dopo mia moglie marangol. Ho billo qua giù. Mo' arriva il momento che arrivano commenti e tutto cose negative. Commentate, fate tutto quello che volete. Non sto facendo la zuppa di latte neanche con flex.
a poco alla volta, dopo un'ora, un'ora e mezza di cottura della bolognese, ci vado a mettere il latte, ok? Lo mettono anche a Bologna per smorzare l'acidità del pomodoro, ok? Poi se ho voluto mettere un matito, se non ho voluto mettere, non lo mettete. Ma voglio sentire tutti i commenti di questo. Un latte. Guardate qua, guardate, guardate qua come si è stretto bello, guardate qua. Adesso ci ho messo un poco poco di acqua dentro perché non lo volevo poi troppo troppo, eh? Adesso che ho fatto, assaggiato un po', cosa che dovete fare pure voi, perché mettendoci la pancetta, ci sono vari tipi di pancetta, c'è quella più salata, più speziata, ci vuole un po' di sale, ma sempre alla fine, quando si è praticamente stretto così, vedete, ancora più stretto va bene anche, alla fine si mette il sale. Io ci metto un po' di cadinte, un po' con quella me contro i malucci e contro coloro che commentano e dicono brutte parole nella pagina, che non si fa perché ci sono tante persone che non le vogliono sentire. Rimaniamo sempre umili come sono io. E mo va giù, vediete? Sapete che facciamo? Andiamoci anche alla pasta. Oh, ti scende la pioggia! E la pasta, come si cala, chef in famiglia? Sentimento. Ah, bello! Tutto mio zucchino! Pura fettuccina ad essere bella al dente. A Nutella l'ho messo qua dentro. A Nutella forse un ragù bolognese. Poi ce lo mettiamo dentro, tanto bello. Lo andiamo ad amalgamare tutto quanto, ci mettiamo il parmigiano e ci assaggiamo. Mamma mia, che caldore che sta scendo, vedi, mocca, che ce vuole, ma che sta cosa che si spegne sempre, o parmigiana da scendere proprio come a grandina, ti vai, vai, amalgamiamo il tutto tanto, tanto bello con amore, vai giù, ma io. Peccato che non hanno fatto ancora lo Samsung, l'iPhone che si può sentire l'odore. Ma nel frattempo ha ricreato almeno avrei. Guardate che com'è bella legata, guardate che bello sugo, guardate. Mamma mia. No. Non mette niente. Ah, pensavo che ancora non me ne dice niente, ma parevano poco poco Dovevo far strano. avvicinare un po' di più per farti venire ancora più voglia di mangiarlo, invece non te lo puoi mangiare. Caina, caina che sei! Adesso andiamo a impiattare. No. Niente. Ah, mi hai fatto passare un po' cene, però veramente. Allora, io sto poco rauscio metto sopra. Ma si metti mangiando un po', che ci importa? Guardate qua, bocca c'è una bella spruzzata di parmigiana ancora sopra ed è la fine del mondo. Mia moglie ha detto che non posso assaggiare, è normale, sto a dieta. Però almeno scrivetemi un commento, sì Luigi, se si vede che sei dimagrito. Mamma mia, scrivetelo un commento almeno su questo. Non solo i commenti cattivi. Tenete il corno che non mi vanno bene. Però non fa niente, non posso assaggiare la fettuccina che questa va un po' a mio suocero, un po' a mia mamma, un po' ai vicini, tutti e tre. Almeno dopo che bolognese, ma la fai assaggiare. Assaggio. Ehi, assaggiamola anche se. Quanto? Dimmi quanto. Lo Tu verrà. sai una cosa? Lo sai una cosa? Che I è? cucchiai ha fatto pantano con il grembiule? Vabbè, voglio. Ah, proprio se voglio il grembiule, mia moglie nasce con la chiatel. Voglio Molino Signetti, segnatevelo. Perché probabilmente diventerà il nostro sponsor ufficiale. Probabilmente. E allo sapore a farina. Ci sono tanti prodotti del Molino Signetti. Ma io, mo chiudiamo perché la pubblicità non si può fare. Sono passiamo. Ma io, assaggiamo. Che sei a bolognese? Poi voi decide no, decide sì. Non mi interessa. Per me è questa. E faccio pure pandà. Ci vediamo, condividete la ricetta e vi pensate che io mi fermo? Vuole uno? La da solo sparato mi fermare. A fine Romun, sa bolognese!